Impresa e internazionalizzazione. In Calabria parlare di questo è possibile? È il tema della serata? Beh, mi sembra che sia giusto fare un punto anche criticamente sulle cose che non vanno. Da questo punto di vista la Calabria può migliorare molto, secondo me deve migliorare molto, perché oggi il tema dell'export e dell'internazionalizzazione è il futuro delle nostre imprese. Abbiamo un mondo sempre più globalizzato, le imprese sono nel mercato, il mercato è globale, non possiamo più rassegnarci a una dimensione nazionale. Chi non ha una dimensione internazionale è destinato ad avere una grossa difficoltà nel mercato del futuro. Parliamo di master plan, è la Calabria che fa parte del master plan di Renzi, sono sufficienti le idee del Presidente? Il Presidente del Consiglio ha degli ottimi propositi e dal punto di vista delle realizzazioni credo che possa vantare una certa operatività del Governo. Non siamo all'anno zero, il governo ha lavorato e ha fatto bene. Sul Mezzogiorno deve fare di più. Sicurezza, terrorismo, Italia, Francia e quello che sta succedendo a livello internazionale, lei come si pone? La sfida del terrorismo è questa. Vogliono evitare che noi possiamo vivere nella normalità e noi dobbiamo rispondere sul piano della prevenzione, sul piano della repressione e con una strategia globale nella lotta contro lo jihadismo. Oggi non c'è più solo il terrorismo che arriva nelle nostre città, ci sono stati che sono diventati stati terroristici come l'ISIS. Bisogna tagliare in qualsiasi modo le loro fonti di finanziamento a partire dal petrolio, dalla droga, dal commercio degli reperti archeologici, tutte cose che fanno vendendoli in Occidente sotto costo al mercato nero. E questo come può essere possibile? Con una coalizione in cui ci sia questa volontà. Fino ad oggi la volontà è mancata. Adesso mi sembra che dopo i fatti di Parigi, ma non solo, dopo quello che è successo all'aereo russo in Egitto e anche a Beirut contro gli Hezbollah, ci sia una volontà nuova di marciare tutti nella stessa direzione. Noi siamo al fianco della Francia con la responsabilità che abbiamo già in tante zone del mondo, dall'Afghanistan al Libano, ai Balcani. Questo significa che lei come posizione nello scontro in Siria è d'accordo per l'aiuto che sta chiedendo la Francia a tutti gli stati dell'Eurozona? C'è una strategia globale che va fatta, all'interno di questa strategia con i nostri alleati noi faremo la nostra parte, lo decideremo assieme agli altri, senza protagonismi, senza inutile fanfare e tenendo presente che oggi l'intervento di terra non è ancora all'ordine del giorno. Grazie.